sono fatto un chinotto del rocks. Sono stravolto, mi scoppia New York. Aia, non ce la faccio più. Roba da pazzi, la mafia non c'è. Ho fatto un business da 11 cent. Non ce la faccio più. Te la do io l'America, te la do io. Tangerine tonight, brain the street. Happy day together, la libertà. Beautiful negro, Oculus Club. John Amuga, oh my mind. Oh Mr. Egan, oh bladi, oh blada. Stresso pizza party, good vibration. Rock e margarina, depravation. Riserva indiana, musical, Porto Ricani, self-control. Oh, Mr. Reagan, oh, bradì, oh, bradà. Andando nel Bronx, i pensionati vestiti da Kiss, aia, non ce la faccio più, mi sono fatto un chinotto nel rocks, sono stravolto, mi scoppia New York. Non ce la faccio più. Non ce la faccio. Non ce la faccio più. Te la do io l'America, te la do io. Grazie, buonasera. Devo andare, cosa devo fare? Non abbiamo ricevuto niente! Abbiamo ricevuto centinaia di lettere, di consensi da voi, vi ringraziamo, da parte di tutta l'equipe degli stravolti qua. Vi ringraziamo, ne voglio leggere una a caso, che mi sono portato, e sempre leggo testualmente. Che battuta scanso, testo testualmente, scarsi. È una lettera della signora Pina, che ci scrive... Cosa c'è? È affezionata! Ci scrive da Marinelletta... Bravo! Fermi, che non sono mica storie queste qua! Ci scrive testualmente da Marinelletta, in provincia di Olbia, caro Grillo, vorrei avere delle informazioni... Qui non capisco nell'orecchio, non capisco bene... Vorrei sapere come hai fatto e se è possibile andare negli Stati Uniti per tutti e quale è la prassi per accedere negli Stati Uniti.
ripongo la lettera nel portalettere, la prassi è questa. Ci vuole il passaporto, ovviamente, va bene, e ci vuole una fotografia. Io vi consiglio la fotografia di farvela fare da un fotografo. Perché? No, ma sembra un luogo, sembra una cosa... Invece, perché ci sono anche le fotografie, quelle da macchinetta. La macchinetta l'avete presente, no? Delle stazioni, nelle piazze. Arrivi lì, esposte, ci sono le migliori. Cioè, vedi la foto di Ugo col cognome cancellato e la foto di Ugo è così. Pazzesco, no? Entri, e c'è da fare alcune operazioni, metti le 1000 lire dentro, poi devi tirare su e giù lo sgabello, allora vedi fotografie di gente che si fotografa l'ombelico, la fronte, poi ci devi fare 3 foto stando fermo, no? Allora, altezza degli occhi, ti metti lì, la prima, poi ti becca così, la terza ti becca così. Esci, aspetti, responso. Esci dal gabbiotto, stai lì fermo, aspetti quei 2 o 3 giorni, poi esce una cosa bavosa e sono 3 foto di un altro che non c'entra nessuno. Oltre a questa foto bisogna compilare per accedere negli Stati Uniti un questionario, che vi giuro ci sono delle domande semplicissime. Devi rispondere a delle domande di una semplicità veramente incredibile. Cioè, perché vieni, dove vai, lo sa tua madre, i soldi l'hai portati, cosa vieni a fare, l'hai vista all'Inghilterra, non vai, devi stare in Sardegna, non perché vieni qua, perché? Quando hai risposto a queste domande, cioè, non puoi accedere negli Stati Uniti se sei tossicodipendente, va bene, se sei malato, se non puoi portare fiori, semi e piante, di giù. Non ho capito perché, magari uno va là e si fa una serra. Non puoi portare mortadelle, insaccati, perché hanno i cani quelli che sentono le mortadelle e ti arrestano sul posto, veramente. E poi non puoi accedere se sei un notoriamente pazzo. Io ci sono stato 3 volte e non se ne sono accorto. Dal primo giorno che sono arrivati si sono sistemati a broccolino. In tanti anni non sono cambiati, spaghetti, pizza, Chianti e mandolino. Lavorano facendo i camerieri e stanno nei migliori ristoranti. Poi vengono i tassisti ed i barbieri, infine i muratori ed i braccianti. E viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, come ti piace di stare all'America, come ti piace lo Jumbo Can. Il sole e il mare del paese mio sono rimasti sempre in fondo al cuore. La nostalgia è una brutta malattia, l'Italia è bella e non si può scordare, però son belli pure i grattacieli e i dollari che qui puoi guadagnare. Vuol dire che ti fai 2 o 3 bicchieri, ti scordi tutto e pensi a lavorare. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, come ti piace di stare all'America, come ti piace lo John McCann. Però per fare un viaggio di vacanza, quel viaggio che da sempre tu hai sognato, Venezia, Roma, Napoli e Firenze, che vedi quando ormai ti sei invecchiato. Però c'è gente furba che ha capito e ha messo su un'industria assai potente, la grande industria della bella vita, che spende e spande senza fare niente. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesà, è sempre meglio che stare in Italia, ma non ci vuole col cancalà. È sempre meglio che stare in Italia, ma non ci vuole col cancalà. È sempre meglio che stare in Italia, ma non ci vuole col cancalà.
Ragazzi, guardate questo ponte perché è la fine del mondo. È fatto col metano e ha una particolarità, vi giuro, viene smontato e ricostruito ogni sera da un enorme bambino che se lo monta a suo piacimento, doppia corsia sotto per i meno abbienti e sopra per quelli ricchi veri. Fatte dalla teleferica. Il mio impatto con la polizia. E lì mi era venuto un dubbio di cosa mi volesse fare. Perché ragazzi, arrestarvi, ho detto meno male, va. Comunque la polizia è dappertutto a New York, anche per non dare nell'occhio vanno a cavallo. Sapere che il 40% dei poliziotti americani sono italo-americani. Lo fanno. Qui mi ero gasato, ragazzi, ero già in macchina. Parlavo con le trasmittenti. Pronto, pronto! A tutte le auto, Orietta Berti su un cornicione. Non intervenite! Vedi? Non intervenite! Lasciatela stracellare! Dato gli ordini anche a Cosi, a tutti, sono partiti tutti. Nella mia fanciullezza ho sempre desiderato, vedendo i telefilm, i film americani, questi americani sui mezzi di trasporto, queste moto che ha la polizia. Erano anni che aspettavo di montare sopra una moto della polizia americana. Ecco, bello un po', ragazzi, perché qua, ecco, non sono storie. E io pensavo, come tutti, del resto, di vedere i poliziotti con l'Harley Davidson. Ve la ricordate quella l'Harley Davidson? Che ci hanno messo 10 anni a scoprire che l'Harley Davidson è una disgraziata di moto, che non so chi l'ha mai avuta di voi. Beh, ci monti sopra, innanzitutto, per montare sull'Harley Davidson, devi fare un conto. Poi c'è il cavalletto laterale, che come la molli sul cavalletto, pesa mezzo 500 kg, la molli sul cavalletto, buca l'asfalto e si corica per terra. E ci vogliono 20 persone per tirarla su. Ha un serbatoio di 4 litri e mezzo. Consuma ogni 300 metri 12 litri. Ti dico, è derivata direttamente dal cavallo, l'Harley Davidson, perché c'ha la sella come il cavallo. I primi modelli di Harley Davidson li facevano con le briglie, perché tu bravo. Vai avanti col film. Dopo anni hanno capito che i nostri mezzi di trasporto sono il massimo del traffico. Guarda con che nonchalance io vado in verba, dai. Guarda, così, dal vivo, guarda, così, senza rete, guarda. Sono state date. Oh, fino adesso abbiamo scherzato con le moto. Andiamo a vedere le macchine americane, altro che le nostre pantere della polizia. Beccatevi sti lucertoloni. Queste le famose lucertolone della polizia americana, ragazzi. Guardate
cosa c'hanno! Altro che macchine e cose, delle api marce cabriolet, guarda! Guarda, questo fa i 12,5 all'ora all'anno. Qui siamo dove si esercita la polizia a New York. Qui si spara veramente, questi sono tutti poliziotti veri. Browning calibro 12 dà un rinculo incredibile. Non c'è da ridere, in culo è quello che viene indietro dal carro. Lì sono io, ragazzi. Ragazzi, nella fronte, guarda. Al quarto colpo mi è caduta la spalla per terra. Al cuore Ramon. Al cuore, guarda che trapianto che ho fatto a quello qua. Io gli ho fatto la sfumatura, vedi? Ora noi abbiamo e sappiamo miliardi di informazioni, abbiamo avuto sulla polizia, e chi meglio dell'originale Frank Serpico ci può dire quello che effettivamente è successo, quello che è, di com'è la polizia. Vogliamo la verità. Noi abbiamo una realtà della polizia diversa, completamente diversa da quello che è. Ad esempio, i film, tutti i telefilm che hanno fatto su di te, il Serpico bello, il Serpico che piace alle donne, il Serpico a volte omosessuale. Ah, beccato, del film ti hanno fatto passare anche per un omosessuale. È vero. Io non ho visto lo film. Non l'hai neanche visto. Il Serpico col cane che vince, guarda, tutti. La verità è la verità per tutto. L'uomo ama la donna ama l'uomo. Ci sono uomini che amano uomo, donne che amano uomo. Sì, sì. Questa è la verità. Uno deve fare quello che vuole fare. Hai sparato con le pistole? Sì, sì, come no, perché anch'io ero indottrinato, che è pensato uno, ladri, un malo, è malo, perché è male? Sì. Un ladro è più onesto, perché quello dice, questo è il mio lavoro, faccio ladro. Hai mai ucciso nessuno? Sì. Tu sei fatto parte della squadra narcotici. Sì. Cosa c'era? Che mondo era? Era un mondo che non è vero, perché prima di tutto, per esempio, negli anni 1976-72, le più grandi vendatori della droga erano le polizie stesse. Ma questo è un fatto che è ben conosciuto in America per quella gente che lo vuole sapere. Sì. Erano loro che spacciavano la droga direttamente e poi davano un'impressione totalmente diversa. Sì. Così come nel racket della prostituzione, che c'è ancora in tutto il mondo, penso non solo in America. Sì. Cosa facevano i poliziotti? Sì, ma io non, certo non posso parlare per tutte le polizie, però sì, quella in generale. Sì. Io so visto quelle che arrestavano le puttane e poi le puttane stessa sera in letto. Sì, le puttane sono quelle ragazze un po' disinibite. Sì, sì. No, no, le puttane, quelle ma che le portavano... dicono le puttane, sono le più oneste. Sì, delle sì. Donne dipende dai prezzi, certo. No, no, non è quello, è un negozio, se le vuoi utilizzare devo pagare, ma quelle che le utilizzino sono quelle che non dicono la verità, per cui quello lo fanno in nascosto, ma cioè, le puttane lo fanno aperto. Ecco, cioè determinati poliziotti in America arrestavano queste donne e poi ci andavano insieme. Qualcuno, sì. E io vado lì e dico, sono un poliziotto venuto a casa mia, mi porto tutti gli assassini in casa, mia madre gli fa due spaghetti, arrivi te e gli fai, guarda, non devi fare così, lui fa, va bene, e se ne va. Se vuoi salutare tutti gli italiani. Io saluto la gente, tutti i miei fratelli e sorelle per tutto il mondo. Allora baciamoci, Sergio. Quando il sole mi sveglierà, seguirò.
cara Brooklyn, mi vedrai tornare. Questo è il centro di esercitazione dove i poliziotti si allenano a stanare dei banditi in un fabbricato fatto apposta con delle trappole. Il mio istruttore è un poliziotto italo-americano vero e entriamo in due per stanare un bandito. Vediamo, io non sapevo dei trabocchetti. Ecco, io adesso abbiamo fatto un'azione, vedete, da tipo telefilm, stanare uno dietro una porta. Praticamente io ho commesso un errore, non lo so, vorrei invitare degli amici poliziotti di quelli veri, della Grillo Police, venite, dare un applauso agli amici. Ciao John, ciao Gellos, ciao David Smile, Gavin, ok, ciao caro Jack Miller,
Dunque, qui abbiamo fatto un errore. Voi sapreste dirci qual è l'errore, farci vedere dove abbiamo sbagliato? Sì, a parte che mi sembra strano, la polizia americana di solito sono giusti. Comunque, sono giusti. Che fu quello di me, dai. Io ciao. Vorrei vedere un po'. Vai, andate a Texas con Kit Carson, portati anche... Andate, no, hai bisogno di altri 18 per circondare uno solo? O vanno bene così? Ah, voi due soli. Sì, va bene, fateci vedere... Intanto preparatevi perché l'azione può succedere a tutti, anche in casa, nelle famiglie. Esci a comprare la sigaretta, entri in casa e c'è l'assassino, capisci? Può succedere a tutti. Adesso vediamo come avrebbero agito i nostri amici poliziotti. Are you ready? Siete pronti? Cominciate l'azione da training, io vi do la sigla. Vai! Ecco, perfetto. Se avevate le pistole vere vi sareste massacrati tutti. Perfetto, venite pure qua, ragazzi. Grazie. Grazie, ragazzi, se volete accomodarvi, siete perfetti. Perfetto, vi siete massacrati tutti. Grazie, Bob, grazie. C'è ancora due segni di pallottole, va bene, ma tutto a posto. Invece, ecco, accomodatevi qua, guardiamo invece com'è la soluzione esatta. Adesso non becchiamo. Vai dietro il bidone, giù. Come on, dietro il bidone. Ok, just one. Che io cambio the position. Grazie, mille. Ok, che te lo diamo a noi se stare dietro le porte. Te lo diamo a noi. Cosa si credeva questa tacapanni che non è altro? Queste sono trappole fatte ad arte vere. E adesso ci sono altri inseguimenti e altre situazioni imbarazzantissime. Andiamo avanti. Guido io. John, mettiti di là. Copri me inside in the car with my girls and my dad. Io vedo un televisore. C'è una porta là, John, aspetta. Vediamo. Una contro una mano, che arredamento facciamo. Guarda, John, tu coprimi, eh? Ma va bene, va bene, va bene, va bene. Ti do un colpo nel televisore, mi faccio un danno. Eccomi, ecco. Ecco, può succedere? Può succedere, ecco, e rientri a casa, apri la porta, c'è uno dietro, come fai? Sai che c'è uno dietro, come fai a beccarlo per primo? Ecco, vorrei ricostruire, con l'aiuto vostro, il muro, cioè venite un attimo, tu fai la paratia di destra con il piantone bene, nella scena. Tu sei un muro di quelli sardi, va bene. Ecco, questa è la porta d'ingresso, va bene? Ecco, tu sei il bandito, quello con la barba che mi vuol criccare, che te lo do io, sai? Allora, io entro, come nel filmato sono entrato così, è vero? E tu mi hai colto. Fammi il pum. Ma aspetta, rifacciamo. Io entro e mi fai pum, aspetta. Pum. Pum. Aspetta. Invece, qual è la soluzione giusta? Queste porte bisogna anche dargli un po' di deodorante. Va bene, la soluzione giusta è questa. Io entro... So che dietro il muro c'è uno con la pistola, cosa faccio? Entro così, guarda. Pah! E ti sparano in una caviglia. Almeno ti sparano in una caviglia. Ora, c'è da dire questo. Se io gli sparo qua, e lui è un bandito nano, lo prendo nella fronte e lo secco su. Quindi, grazie per il muro, scrostatevi pure. Andiamo avanti con la filmata. Vai! Ma fate attenzione.
Ma il Beppe qua dentro stava una persona dentro lì con una pistola? Proprio fattivo, eh? Devo sparare subito o aspettare? Cosa devo fare? Quando tu credi che devi sparare, spari. Va bene. Guarda, eh? Vai dentro. Vai, no? Ecco. Lì ho sparato subito perché ero teso. Quindi qualsiasi poliziotto può succedere, però poi vede uno, spara subito perché pensa che sia il bandito. Invece vai avanti, sappiamo che è una vezzolosa che c'è. Ma tu non l'hai visto chi è? Una donna che c'è. Tiene una pistola? No, è girata di schiena. No, non c'è. Se si gira, ecco. Vedi che è una poliziotta. Se tu devi darmi, ecco, vedi. Non muovere, polizia? Lei non si muoveva? Ma devo gridare, ma hai ragione, perché... Ma ora hai sparato una compagna tua. Ma vestita così non l'ho riconosciuta. Che pazienza, eh. Ma guardi, non faccia così. Deve essere originale questo. Sembra quella del tenente Sherry da Milano. Dietro la porta. All'altra. Al muro. Sì, no, più dietro. Se fosse esce si può sparare. Certo. Apri la porta, io guardo. Sì, apri. Non sparare, non sparare, che sei mancato. Che volete? Andiamo. Alza, mettiti lì. Ecco, adesso qua, ragazzi, è stato fatto un errore clamoroso. Secondo voi qual è? Cosa dovevamo fare? Guardare la porta. Guardare la porta? Non basta. Cosa può succedere? Qual è l'errore? Se ne può uscire un attimo. Eh? Se può uscire un attimo. No, vediamo un attimo. Le mani sulla coda. E tu? Cosa fai? Due. Tanto prendiamo la sua. Ci ha sparato tutte e due. Dovevo stare qui a guardare. Erano due. Grazie. È andato benissimo. Senti un po', tesoro, bisogna proprio che te lo dica. Per favore, togliti di torno. Siamo pari, me ne vado questa notte. Hai fatto il tuo tempo, non mettere su muso. Sei stata una splendida fuoriserie, però adesso hai chiuso. Ora dovresti passare in officina, farti rimettere in sesto. Non è più niente che possa far crollare una donna in gamba. Vedi, chi potrebbe volere un moccioso quando si può avere un uomo come si deve? Sei stata una splendida fuoriserie, tesoro, però adesso hai chiuso. Bisogna battere il ferro fino che è caldo. Le automobili funzionano, ma tu non ce la fai più a correre come prima. Quando eri in forma ti piaceva scorrazzare in su e in giù. Eri davvero una splendida fuoriserie, tesoro, però adesso hai chiuso. Ora non serve a niente piangere e far scenate. Quell'uomo mi ha insegnato cose sull'amore che tu non saprai mai. È il re dell'amore. Un re a doppia corona. È davvero una splendida fuoriserie. E ti posso assicurare che lui non ha certo chiuso. Chi vorrebbe un moccioso quando si può avere un uomo come si deve? Sei stata una splendida fuoriserie, tesoro.
Però adesso è chiuso.
si può, ma non esisterò. Se tu ti lasci portar via quello che mi piace di più, capirai che bella cosa sia questa mia cleptomania. Piacere che tu sia qua, ti voglio fare un cocktail come fanno in America, perché fanno così, prima fanno così, poi rovesciano qua, poi fanno con la pinzettina, quanti cubetti, roba da pazzi, due cubetti, ti preparo io una cosa, qui non si può prendere bottiglie che sono tutte con la marca, questo non c'è più niente, non c'è più di rimborso, ti metto un po' di questi, però so, scusami, faccio un po' di... Perché mi piace il colore, sai che anche in America vanno tutte robe colorate, poi ci mettono, ad esempio, queste cose qui, che hai mai provato a bere con questa attaccata, che ti viene la cosa qui e ti si rovescia tutto, poi mettono gli ombrellini, le seggiole a sdraio sopra, cose pazzesche. Comunque io ti ho invitato qua molto volentieri, perché tu hai vissuto tanto tempo in America, sai come bevono, sai tutto degli americani, sai tutto della politica. E, ad esempio, io ho visitato le Nazioni Unite. Nazioni Unite, ho visto tutti questi personaggi di una serietà con le valigette che entravano, vado a parlare per il mondo, contro il mondo, a favore del mondo, per la mia nazione. Come sono veramente? Le Nazioni Unite, in un certo senso, hanno dato a New York quasi come una sottolineatura il titolo di capitale del mondo. In realtà... politicamente non lo è, perché le Nazioni Unite è una bottega di chiacchiere, diceva Kissinger, e le machines lo chiamava il generale De Gaulle, però al bar delle Nazioni Unite potevi pettegolare sugli ultimi avvenimenti nel Laos o in Nigeria, o in America Latina, o in Italia qualche volta. Capisci? Sì. Sai, quando ci si sente provinciali venendo da tutto il mondo, quello che diceva, quando gli dicono a New York, dandosi delle arie, dice: chi è il tuo psicoanalista? Quando sei in fase di reminiscenza, per esempio. Quello dice: che vuol dire psicoanalista? Dice uno che gli dai i soldi e gli racconti i tuoi guai. Dice, nel mio paese si chiama barista. Confidente, proprio. Noi qui stiamo al bar facendo varie reminiscenze, raccontando i guai, talvolta nostra, talvolta i guai del mondo. Esatto. Nelle Nazioni Unite c'era, per esempio, un diplomatico australiano intelligentissimo, ma non faceva mai carriera perché era sempre un po' sull'alticcio. Sì. E stava con noi una volta che venne un giovane diplomatico da Scandinavia, che ci domandò, figurati i tempi, è vero che gli algerini vogliono negoziare con i francesi in sede di Nazioni Unite? Io gli risposi no, per due ragioni, perché i francesi vogliono negoziare a Parigi, perciò se gli algerini propongono un'altra sede di negoziato devono mollare su qualche cosa.
e non vogliamo là su niente. Secondo, coi francesi, allora si negoziava soltanto a un livello che si chiamava Charles de Gaulle, che aveva molto disprezzo per le Nazioni Unite e certamente non era suscettibile di lasciarsi incontrare per quei corridoi e tantomeno al bar. E così gli detti la risposta. Allora lui, offertoci 4 whisky dovutamente incamerati, per giustificarsi disse: avevamo sentito dire che al bar delle Nazioni Unite... No, interrompe questo diplomatico che prima ti aveva accennato l'australiano. Signore, noi siamo il bar delle Nazioni Unite. Sì, sì. Senti, un'altra cosa ho notato, tipo il senso dell'umorismo americano, come l'hai trovato? Diverso, più non so, diverso nel senso... Le storielle lunghe sono talvolta un po' pestate nel mortaio, sì, sì. Così. Sono quelle brevi, sono, sì, non so, se vuoi una storia americana, vuoi proprio la storia... La prateria. Ecco, dell'America, sì. Della la prateria, non è New York, ma è proprio dove tramonta, sì, il sole, c'è un toro che guarda il sole che tramonta, rumina, viene vicino a lui un torello, si mette a ruminare. Quando il sole se n'è andato al di là di quel filo lontano, che sono le montagne rocciose, ed è finito l'abbaglio, si vede un bel prato di erba, di alfalfa, sì, con tutte mucche al pascolo. Allora il torello naturalmente si volge al toro: corriamo e facciamoci una mucca. E il toro risponde: no, camminiamo e facciamocele tutte. Accomodatevi, cari delegati, venite pure, sì, no, venite tranquillamente. Ecco, e lei è del Bangladesh, per cortesia, con tutti i problemi che ha il suo paese, fa le parole crociate. Aspetta, bene, mettetevi a posto, scusatemi, sono entrato un attimo col sotterfugio perché voglio dirvi qualcosa su queste Nazioni Unite, quest'ONU che da piccoli alle elementari ci insegnavate, l'ONU. Questo angelo protettore del mondo che arrivava dove c'era una guerra. Tu perché fai guerra a lui? Perché il petrolio, allora dagliene un po' a lui. Metteva le cose a posto col suo casco blu. Era l'angelo protettrice di tutto il mondo. Quest'ONU che io ho visto, questo palazzo di vetro, ce l'ho davanti adesso tutto il mondo. Tutti i rappresentanti, perché si vede quello che fate da fuori, dal vetro. Vediamo tutto.
tutto quello che vi fate, fate delle diatribe come fosse in un palazzo in periferia, tra inquilino e inquilino. E voi russi che anni che volete l'attico con vista sul mar Adriatico, eh? E gli americani che con i dollari, voi americani, che avete corrotto tutti, anche la donna delle pulizie avete messo le spie nei citofoni anche. E questi poveri cinesi, voi cinesi, costretti a vivere in 600 milioni in un monolocale, che poi tutti gli anni cambiate tappezzeria, rosso, rosa, bianco, decidetevi un po' a fare. E gli iraniani? Voi iraniani, che uno vi viene a trovare per sapere come state e esce dopo un anno e mezzo. I palestinesi, questi poveri palestinesi, ecco voi che vi hanno sfrattato da tutto il palazzo e siete costretti a vivere sul ballatoio per attirare l'attenzione e dirottate l'ascensore. E questi marocchini, dove sono i marocchini? Marocchini! Quando finite di rubare gli gerbini a venderceli come tappeti originali, brutti disgraziati che non siete altro? Io sono qua per chiedervi la pace nel mondo. Voglio il grano per i bambini e voglio essere tranquillo. Tutti vogliamo stare tranquilli, perché se non date la pace, non la fate voi la pace, io vi ammazzo tutti. Joke or two. Hear the bell, but it's hard to tell. You're late for class, you better move your ass, oh boy. So you think that this is it? You better find yourself a place to sit. Open up your history book. My teacher gives you a nasty look. Your high school love.
Eccola qua, guarda la polizia. Ah. Ragazzi, buonasera, buonasera. Aspetta un po' poco. Momento, momento. Dunque, ragazzi, ecco, ferma, io devo darvi una richiesta oggi. Scusate, voi a casa, spero ci siate, perché se posso... Devo fare una richiesta a voi, so di chiedervi tanto, per cortesia, so di chiedervi uno sforzo incredibile. Siamo insieme da tante settimane, più di due. Devo dire, per cortesia, non applaudite. So di chiedervi troppo, che non ce la fate, quando il grillo lo so, ma state tranquilli. Dunque, ragazzi, dai che mi esalto, dai che mi esalto. Yes! Abbiamo visto prima cos'è la polizia, cos'è la polizia, l'abbiamo visto dal filmato, l'avete visto, queste polizie, quest'ordine che esiste in America, questa polizia spietata, e lì gli americani, devo dire sinceramente, seguono perfettamente i regolamenti. Là, ad esempio, la cintura di sicurezza in macchina, che sembra una stupidaggine, ce l'hanno tutti, perché in America se ti trovano senza cintura di sicurezza, ti legano 40 giorni sul posto lì. In Italia, la cintura di sicurezza, in Italia la ce l'hanno tutti, noi in macchina. È lì che pensala dai lati. E si chiama di sicurezza perché il passeggero dietro, quando scende dalla macchina, ha la matematica sicurezza di inciampare e dare una facciata di piede. Ecco perché. Infatti, fermi un momento, infatti, a Roma l'estate scorsa una pattuglia di carabinieri aveva fermato 4 turisti tedeschi con le loro cinture, li hanno arrestati per sequestro di persona. Beh, là i regolamenti sono perfetti. Sulle autostrade 88 km all'ora come massimo. Non 89, 88. 88. Macchine e camion, tir, devono andare a 88 km. Invece qui c'è un'autostrada col Ferrari. Stai mettendo la quinta. Senti suonare, ti giri, un tir che arriva. Che sono questi tir che hanno dietro scritto 60, che non si è ancora capito cosa voglia dire. Se sono il minimo di preghiere che devi dire prima di sorpassarlo. Perché, e hanno, sono generalmente questi tir olandesi, francesi, tedeschi, che per ringraziare questa ospitalità che gli diamo sulle nostre autostrade, quando arrivano scodinciolano. Ce l'avete presente i tir quando stai per sorpassarli che fanno così? Io mi immagino il guidatore dietro che faccia così. E hanno queste delicatezze, fermi! Questi camionisti hanno queste delicatezze, hanno queste, ad esempio, per non disturbarti con le luci, nella nebbia dietro mettono quelle lucine soffuse, quella luce intima così, no? E la freccia, quando mai hanno messo la freccia questi tir qui? Non la mettono perché? Per non rovinarti la gioia della sorpresa quando ti stritano, quando... Dunque, in America, ragazzi, specialmente a New York, i regolamenti perfetti, sapete che è una città di una violenza estrema, c'è un furto ogni minuto e mezzo, rubano tutto, tranne l'autoradio nelle macchine, perché non la rubano perché le case, le macchine le danno già con l'autoradio, non è come qui che c'è gente schiava dell'autoradio straibile. Vedo io al sabato sera gente con la cravatta così che esce col marciapiede. C'è un mio amico, fermi, vi giuro che c'è un mio amico vestito che lo vedo tutti i sabati, esce con la cravatta al marciapiede così e non ha la macchina. Là c'è una violenza, ragazzi. A New York, che è la città più violenta del mondo, c'è una rapina ogni 3 minuti, un omicidio ogni 6 minuti. La violenza è in tutte le categorie, a tutti i livelli, non solo la violenza giovanile. Perché ho visto io, ma ve lo giuro ragazzi, là ci sono le pantere grigie, che sono, è una banda di pensionati di 80 anni, vestiti con le catene, le borche, che frustano tutti. Ti dico delle robe, non come i nostri pensionati, che per ricevere la pensione devono reincarnarsi in 3 generazioni, se no non la vedono più. Là entrano negli uffici postali questi pensionati con i bastoni, vanno dall'ufficio, vado là la mia pensione! Guardi, non ce l'ho, ho visto io uno che si è preso i denti, tra! E gli ha morsicato un braccio al postino. Violentissimo,
Fiorentino. E non c'è la polizia. La polizia che vediamo nei telefilm non esiste più. Gli investigatori fighi, quelli belli, il piano buono con le donne, non esistono più. Perché per far identificare la gente normale, allora hanno preso degli investigatori per fare i telefilm americani, che sono dei disgraziati. Kojak non è mica uno normale, perché non è pelato normale, è di un pelato lucido. Infatti interroga i delinquenti puntandogli la testa, dicendo parla o ti abbaglio. Cosa incredibile. Oh, è il tenente Colombo, dove lo mettiamo? Quello con l'occhio qua, che vede anche quando cammina all'indietro. C'è una cosa che quando tu fissi il tenente Colombo perdi l'equilibrio. Poi ce n'è uno che mi fa impazzire, investigatore, che è uno, non so come si chiama, è uno grasso coi baffi. Grasso! Che prende i delinquenti, come si chiama? Cannon. Mi sembra Cannon, sì. Ecco, è quello che prende i delinquenti, li appiccica negli angoli con la pancia e li fagocita. Povera pancia. Soprattutto i telefilm americani. Fermi. Il telefilm americano cos'è? È l'inseguimento delle macchine. C'è sempre queste macchine. E c'è sempre in tutti i film americani quello che passa col carretto. Che sta attraversando, c'è la prima macchina, gli passa un millimetro, lui fa. Oh, meno male, come fa così? Arriva la seconda. E infatti prende 3.000 lire a carretto, poveraggio. Vi dico che questi telefilm devono farli solo gli americani, perché te li immagini un film italiano poliziesco, l'inseguimento in Italia. Te li immagini un 850 che insegue una 127 targata Cuneo. Come fa? Poi a chi li farebbero fare questi telefilm in Italia? A Cesare Polacco, Giuliano Isidori, l'ispettore Rock, ve lo ricordate? L'infallibile ispettore Rock, arrivavo anch'io, ho commesso un errore, non si può. Non si può. Lì vigono telefilm anche perché qualsiasi categoria in America fa indagini. Telefilm, giornalisti che non si fanno gli affari propri che escono in indagini. Gatti che annusano piste, anche gli animali, cani. Avvocati che per scagionare il loro cliente, che è sempre in prigione ed è innocente, fanno indagini a spese loro, gli avvocati. Ma quando mai in Italia un avvocato spende una lira? Che per fare una raccomandata, se non gli dai mezzo milione prima, non leccano neanche il francobollo. Quando mai? Quando mai? E adesso va per la maggiore uno. Aspetta, cosa volete? Va per la maggiore. Va per la maggiore un telefilm in America che è il mio massimo, perché è. L'incredibile Hulk. Quello che diventa verde ed esplode le camicie. No? Strappa tutte le camicie e i pantaloni, no? Cioè, i pantaloni si accorciano. Allora vedi, qui tutto grosso, tutto con la camicia strappata, e dei bermudina con risvolto qui belli perfetti, no? Che diventa verde, guarda lì, un Hulkone. È un Hulkone. Diventa verde quando vede un'ingiustizia, no? È vero, vi ricordate? Pensa se questo qua vivesse in Italia. Sarebbe verde dal mattino alla sera. Ok, ok.